Francesco Antonio Fasani è tornato alla casa del padre il 29 novembre del 1742. Ecco perché il 29 novembre noi francescani celebriamo tutti i santi del nostro ordine francescano, di tutte le famiglie francescane. Quest'anno, il 29, capita la prima domenica di Avvento. E, scusate, il Vangelo insiste con San Luca di vegliare perché non sappiamo quando verrà il Signore. Questo brano l'abbiamo approfondito più o meno bene anche gli altri giorni, perché ecco, ci sta avvicinando il Signore, cioè il Natale, che è l'occasione per ricordare che il Signore viene, è venuto e verrà. Io vorrei, ecco, fermarmi soltanto sulla parola che il Signore viene, non verrà, o meglio, verrà quando sarà il tempo, o in maniera personale, quando noi lasceremo questo corpo, perché il nostro spirito raggiunga la visione di Dio o la visione purificatrice, oppure, speriamo di no, l'inferno. Quando verrà significa anche questo, all'ora della nostra morte, qui dobbiamo sempre vegliare. Quando verrà la fine dei tempi, questo non lo sappiamo. Non sappiamo nemmeno quando moriremo noi. Se lo vogliamo sapere, uno si prepara il suicidio e sa quando deve morire. È un insulto a Dio che è il padrone della nostra vita. Ma vogliamo sottolineare che Gesù viene in ogni momento. Sant'Agostino dice timeo dominum transeuntem, cioè ho paura che il Signore passa e io non me ne accorgo. Il Signore viene in tutti i modi. Anche con la pandemia viene nel senso di essere presente a tutte le nostre azioni e dimostra così la sua benevolenza verso ciascuno di noi. Si preoccupa delle nostre preoccupazioni, si occupa della nostra ansietà, delle nostre paure e viene, è venuto già e viene per toglierci queste preoccupazioni e queste ansie. È venuto prendendo la nostra carne umana per riparare, per ricostruire, affermare, riaffermare, ribadire l'alleanza che Dio vuole fare con l'uomo. Un'alleanza vera, non unilaterale, ma da uomo a uomo. Non da uomo e Dio, ma da uomo e uomo, perché Dio
facendosi uomo, diventato uomo, e allora rappresentante tutta l'umanità, ricostruisce un'alleanza duratura con Dio, perché è Dio, l'uomo fatto Dio. Di che cosa dobbiamo preoccuparci? Vorrei leggere il Vangelo, ma già lo sappiamo. Ma leggiamo la prima lettura, tratta dal profeta Isaia, capitolo 63 e vari versetti. Oh, se tu squarciassi i cieli e scendessi, tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore, perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti si tema, ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Oh, se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendessi e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo, con tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto il tuo volto, ci avevi messo in balia delle nostre iniquità, ma Signore, tu sei nostro Padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Senza volerlo, e forse senza saperlo, ho accennato al Vangelo di San Luca nell'attesa che venga il padrone a chiedere conto ai suoi servi, e poi ho commentato con Isaia sulla venuta di Gesù. Ecco perché già i primi cristiani con l'Apocalisse, Maranatà, dice lo Spirito alla sposa, vieni Signore Gesù, Maranatà. Che è detto Maranatà, vieni Signore Gesù. Cioè un'implorazione. Ma detto Maranatà, viene il Signore Gesù. E quindi bisogna aspettarlo sempre, perché viene sempre. E noi abbiamo bisogno della sua benedizione continua, perché al suo passaggio, che è continuo, non è soltanto con la morte, non è soltanto con la resa dei conti, ma anche con la sua parola e con gli eventi in cui siamo spettatori e anche attori,
dentro e non ci accorgiamo. La parola di Dio, è Dio che ci parla. E noi dobbiamo avere sempre l'udito finissimo, che il Signore ci parla in tutti i momenti. E guai a noi se non ce ne accorgiamo. Guai a noi se non ce ne accorgiamo. Per cui questo Maranatà, viene il Signore Gesù o viene il Signore Gesù, deve tenerci sempre attenti alla parola di Dio che ci parla in diversi modi. E dobbiamo ringraziarlo per la sua benedizione, sempre data specialmente a quelli che soffrono negli ospedali con questo virus, oppure con altre malattie, per i medici, gli infermieri, gli operatori, diciamo, sanitari, quelli che fanno la pulizia, per i carcerati, i disoccupati, le persone sole e disperate. E per l'intercessione della Vergine Immacolata, noi siamo nella dodicina o qualcuno nella novena, e San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, tutti i santi francescani, tutti i santi e gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Alleluia. Sempre attenti al passaggio di Dio continuo. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Vieni, Signore Gesù. E viene il Signore Gesù.